Ciao mister, ciao. Possiamo dire che il Pisa è stato più cinico di voi in questa partita? Sì. E quindi ha vinto per questo motivo? Ma ha sfruttato quei due momenti, anche sul rigore ci mette il piede, normalmente non tocca neanche la palla, però si butta dentro e lì sì, prende il fallo. Oramai col VAR non è sempre facile da decidere, perché ci sono questi rigori, non è lui prima alla palla, dunque Ceppi prende il lancio, chiaramente che deve fare più veloce, però è anche non sempre facile se tu non vedi l'avversario nelle tue spalle. Però quei due episodi hanno fatto furbi loro, con molto molto sì, qualità individuale anche, e poi si prendono loro i tre punti. Noi dal nostro lato bisogna lavorare ogni settimana per andare in questo livello, come possiamo fare per tenere botta, sì, di prendere i punti passo dopo passo. E le condizioni di Tait? Ma difficile di dirlo subito dopo la partita, perché chi ha visto che c'è il muscolo, la coscia destra mi sembra, che ha sentito su quella palla lunga che ha messo ad Odogwu, dove lui è andato tu per tu con il difensore. Speriamo che non sia niente di grave, ma i controlli li faremo domani. Ormai si parla tanto di questi rigori, no? Che, come tu intendi il calcio, per te questo è un fallo da rigore? Oh, fai una domanda. Perché abbiamo preso, mi ricordo, un rigore forse impossibile a Brescia l'anno scorso. Assolutamente, che tu sei alla palla, tu sei lì per calciare la palla e lui ci mette solo il piede davanti. Perché si sentono tanti giocatori, ex giocatori, che dicono che ormai si perde completamente, non è questo tirando, il calcio. Probabilmente sarebbe rigore per te. Sì, sì. Invece che... Ma io faccio fatica a sbilanciarmi contro decisioni presi dagli arbitri, perché loro anche provano di fare il loro meglio. Se sei su questo lato ti fa male di prendere quel rigore, se sei sull'altro lato te lo prendi. Però è difficile per i difensori di poter buttar via la palla in questi momenti. Comunque noi parliamo di questo in allenamento, anche quando la palla è in aria non puoi quasi più prendere il rilancio col piede, perché il tempo del rilancio, quando tu apri la gamba, è quel secondo che l'avversario ti può mettere la gamba dentro. E questo momento oggi l'ha fatto l'avversario e ha preso il rigore. Dunque anche lì bisogna nell'allenamento rimanere lucidi e di lavorare su quel punto lì. Ich hatte das Gefühl, die erste halbe Stunde hat die Mannschaft sehr gut aggressiv zusammen verteidigt, und als der Kapitän runter war, war das irgendwie weg. Täuscht mich das? Nein, ich habe es vorhin gerade Ihrem Kollegen gesagt, dass sicher im Matchplan war, dass wir am Anfang voll und hoch intensiv gehen wollten. Dass das Phasen vom Spiel dann aber auch ist, dass du mal auch akzeptierst, dass du ein bisschen tiefer stehst. Mit dem Wechsel von Fabian haben wir dann zuerst Matteo auf die rechte Seite geholt, auf seine Position von links, und dann habe ich nochmal getauscht mit Molina, dass das vielleicht einen kurzen Moment braucht. Hat das Spiel gezeigt, aber ich glaube, dass wir dann, je länger das Spiel wieder dauerte, besser hoch angehen konnten. Aber die Mannschaft hat versucht, den Matchplan umzusetzen. Ich finde, der wäre auch gut aufgegangen. Wir müssen einfach diese zwei Episoden abstellen. Wir haben heute einen Leader hier zu Hause bei uns gehabt. Für mich, nochmal, muss ich mindestens einen Punkt mitnehmen. Haben wir nicht gemacht. Also heißt es, wir müssen weiter kontinuierlich und ins kleinste Detail arbeiten. Und der Elfmeter, der FC Südtirol zu wenig clever, Pisa clever, oder wie sehen Sie das? Das hätte ich besser nicht sagen können.